La sera estiva era calda, le due finestre sul retro e la porta d'ingresso erano spalancate. Alcuni giovani, vestiti con tute di fustagno nero e camicie sportive ad ampie strisce opache, avevano lasciato le loro consunte scarpette da tennis fuori dalla porta d'ingresso e ora erano seduti sul pavimento. La maggior parte di loro veniva dal Lower East Side. Nessuno aveva dovuto fare molta strada per andare là. La piccola stanza era disadorna, senza quadri né mobili o tappeti, e nemmeno una sedia. Vi era soltanto qualche semplice stuoia di paglia. Una lampadina pendeva dal soffitto nel mezzo della stanza. Erano le 7 e circa una dozzina di persone si erano riunite, quando all'improvviso lo Swami aprì una porta laterale ed entrò nella stanza. Non portava camicia e la stoffa color zafferano drappeggiata sul suo dorso lasciava scoperte le braccia e una parte del petto. La sua carnagione era di un bel bruno dorato e per chi lo osservava, la testa rasata, i suoi orecchi dai lobi accentuati, l'aspetto grave, egli appariva simile ai noti dipinti di Buddha in meditazione. Benché anziano, era eretto nel portamento, fresco e radioso. La sua fronte era ornata dai segni giallo chiaro del Tilak Vaishnava. Bhaktivedanta riconobbe il grande barbuto Howard e sorrise. «Hai portato i tuoi amici?» «Sì», rispose Howard, con la sua sonora e profonda voce. «Ah, molto bene!» Prabhupada si tolse le sue scarpe bianche, si sedette su una stuoia sottile di fronte alla congregazione e fece segno a tutti che potevano sedersi. Distribuì diverse paia di cembali d'ottone e fece una breve dimostrazione del ritmo. 1, 2, 3. Cominciò a suonare, un suono argentino inconsueto, e iniziò il canto. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ora era la volta degli uditori. Cantate, disse loro. Alcuni già conoscevano il mantra e piano piano anche gli altri si unirono al canto. Così, dopo qualche giro, tutti cantavano insieme. La maggior parte di questi ragazzi e delle poche ragazze presenti si erano già imbarcati in diverse occasioni in viaggi psichedelici alla ricerca di un nuovo mondo di espansione della coscienza. Con coraggio e avventatezza si erano addentrati nelle acque turbolente e proibite dell'LSD, del peyote e dei funghi magici. Incuranti degli avvertimenti, avevano rischiato tutto per farlo. Eppure vi era del merito nella loro audacia, nella volontà di scoprire altre dimensioni del sé, di andare al di là dell'esistenza ordinaria. Anche se non sapevano cosa ci fosse al di là o se sarebbero mai riusciti a tornare nella sicurezza dell'ordinario. Tuttavia, qualunque verità avessero trovato, rimanevano insoddisfatti. E qualunque mondo avessero raggiunto, questi giovani viaggiatori psichedelici erano sempre tornati nel Lower East Side. Adesso stavano provando il mantra Hare Krishna. Quando il kirtan improvvisamente eruppe dai cembali dello Swami e dalla sua voce sonora, sentirono che sarebbe stata una cosa veramente eccezionale. Era un'altra opportunità di fare un trip e ben volentieri si lasciarono andare. Vi abbandonavano la mente per esplorare i confini del canto, fin dove ne valeva la pena. La maggior parte di loro aveva già collegato il mantra con il misticismo delle Upanishad e della Gita, che aveva lanciato il suo richiamo con parole piene di mistero, spirito eterno che nega l'illusione. Qualunque cosa sia questo mantra indiano, proviamo. Lasciamo che le sue onde ci portino sempre più su e più lontano. Prendiamolo e lasciamo che i suoi effetti si facciano sentire. Qualunque sia il prezzo, ben venga. Il canto sembrava abbastanza semplice e naturale. Era dolce e non avrebbe fatto male a nessuno. In un certo senso, a suo modo, era proprio uno sballo. Mentre cantava,
immerso nella sua estasi interiore, Prabhupada osservava la sua eterogenea congregazione. Era penetrato in un nuovo territorio ora. Al suono squillante dei cembali, alla proposta del canto seguita dal coro, il mantra Hare Krishna si dilatava, riempendo la sera. Alcuni vicini protestavano. Alcuni bambini portoricani, incantati, apparvero alla porta e alla vetrina, incuriositi. Il sole tramontò. Era senz'altro qualcosa di esotico, eppure tutti potevano vedere che uno swami stava innalzando una preghiera antica alla gloria di Dio. Non era rock o jazz. Un religioso, uno swami, stava facendo una dimostrazione religiosa pubblica, ma la combinazione era strana. Un anziano swami che cantava un antico mantra in un negozietto pieno di hippies americani che rispondevano al suo canto. Bhaktivedanta Swami continuava a cantare, la testa rasata e un po' inclinata e il corpo che tremava leggermente di emozione. Pieno di fiducia, assorto nella pura devozione, guidava il kirtan e gli altri rispondevano al canto. Altri passanti venivano attratti dalle vetrine e dalla porta spalancata come da una calamita. Alcuni lanciarono battute di scherno, ma il canto era troppo forte. Al suono del kirtan, perfino i clacson delle auto erano un sottofondo appena percettibile. I motori delle auto, i furgoni, continuavano a rombare, ma adesso il rumore era sempre più lontano e non si avvertiva più. Riunito sotto la fioca luce della lampadina, nella stanza spoglia, il gruppo cantava seguendo lo swami e il coro flebile ed esitante si trasformava in qualcosa che assomigliava a un'armonia di voci. Essi continuavano a cantare battendo le mani, impegnando nel canto tutto il proprio essere, nella speranza di scoprirne i segreti. Lo swami non stava soltanto offrendo loro una dimostrazione momentanea, ma era in quegli attimi il loro capo, la loro guida, in un regno sconosciuto. Howard e Kate avevano fatto un breve incontro con un kirtan a Calcutta, ma si erano sentiti estranei. Il canto prima non era stato come ora, proprio nel cuore del Lower East Side, con un genuino swami che li guidava. Nella loro mente c'era la psichedelia e l'ambizione di vedere il volto di Dio, fantasie e visioni di insegnamenti indù e la presunzione che quello fosse una luce impersonale. Prabhupada aveva incontrato gruppi simili a questo nella Bowery e sapeva che nemmeno questo gruppo stava sperimentando il mantra con l'adeguata disciplina, il rispetto dovuto e una conoscenza sufficiente. Tuttavia lasciò che cantassero ugualmente a modo loro. Con il tempo sarebbe venuta anche la sottomissione al suono spirituale, la purificazione, l'illuminazione e l'estasi nel canto e nell'ascolto del mantra Hare Krishna. Fermò il kirtan. Il canto aveva spinto il mondo molto più indietro, ma ora il Lower East Side si abbatteva di nuovo su di loro. I bambini sulla porta ridendo dettero inizio al loro chiacchiericcio. Di nuovo emerse il frastuono dei camion e delle auto e una voce gridò da un appartamento vicino per chiedere silenzio. Erano le 19:30. Mezz'ora era già volata. Oggi cominceremo il quarto capitolo. Che cosa dice Krishna ad Arjuna? Le sue lezioni erano molto semplici, eppure per quei giovani irrequieti erano pesantemente filosofiche. Alcuni non le reggono e si alzano improvvisamente dopo aver ascoltato le prime parole dello Swami. Si riallacciano le scarpe davanti alla porta e tornano sulla strada. Altri se ne erano andati non appena il canto era finito. Eppure questo è il suo gruppo migliore. Alcuni del vecchio gruppo della Bowery sono presenti. Ci sono anche i ragazzi di Mott Street, i quali stavano proprio cercando un guru.
Molti del gruppo avevano già letto la Bhagavad Gita e non erano troppo orgogliosi tanto da poter ascoltare e ammettere che non l'avevano capita. Fuori della porta è un'altra sera di luglio, calda e rumorosa. Le scuole sono finite, i bambini sono in vacanza e restano sulla strada finché si fa buio. Lì accanto a un grosso cane abbaia. Row, row, row. Il traffico produce un frastuono costante e proprio accanto alla vetrina alcune ragazzine strillano, il che rende difficile il proseguimento della lezione. Ma nonostante i bambini, il traffico e i cani, lui vuole che la porta resti aperta. Se qualcuno la chiude, dice: «Perché chiudete? Potrebbe venire altra gente». E continua imperturbabile a citare i versi sanscriti, a tenere viva l'attenzione del pubblico e a spiegare l'urgenza del suo messaggio mentre l'inarrestabile cacofonia rivaleggiava con ogni sua parola. «Row, row, row! Yeek! Ya!» Gridando come piccole fattucchiere spagnole, le ragazzine disturbano l'intero isolato. A distanza, un uomo grida dalla finestra: «Via! Andatevene via di qui! Fuori!» Prabhupada, di loro di non fare rumore. Roy, uno dei ragazzi del tempio: «Sì, c'è un uomo che li sta cacciando proprio ora». Prabhupada: «Sì, stanno facendo troppo baccano». Roy: «Sì, quell'uomo li sta mandando via». L'uomo stava mandando via i bambini, ma torneranno. Non puoi allontanare i bambini dalla strada, essi vivono lì, e il grosso cane non la smette di abbaiare. E chi potrebbe fermare le macchine? Le macchine non mancano mai. Prabhupada approfitta delle macchine per fare un esempio. Quando un'automobile appare momentaneamente alla nostra vista, spuntando su una seconda avenue, non pensiamo certamente che non esistesse prima di presentarsi ai nostri occhi e che cessi di esistere appena scompare alla nostra vista. Similmente, quando Krishna si sposta da un pianeta all'altro, non significa che egli non esiste più, anche se così potrebbe sembrare. In realtà, egli si è soltanto sottratto alla nostra vista. Krishna e le sue incarnazioni appaiono e scompaiono costantemente su innumerevoli pianeti in tutti gli innumerevoli universi della creazione materiale. Le macchine continuano a passare rombando con fragore a ogni parola pronunciata da Prabhupada. La porta è spalancata e lui è fermo sulla riva di un fiume di ossido di carbonio, di asfalto, di pneumatici, in costanti onde di traffico. È venuto da lontano, dalle rive della sua Yamuna a Vrindavana, dove grandi santi e saggi ci sono riuniti nel tempo per discutere della coscienza di Krishna. Ma i suoi ascoltatori vivono qui, in questo scenario. E per questa ragione lui è venuto qui, sulle rive di questo tumultuoso fiume di traffico della seconda avenue, per annunciare ad alta voce il suo messaggio senza tempo. Ancora egli metteva in rilievo il medesimo punto. Qualunque cosa tu faccia in coscienza di Krishna, per quanto poco possa essere, costituisce un bene eterno per te. Eppure ora, più che nei quartieri alti o nella Bowery, sta chiedendo ai suoi ascoltatori di accettare la coscienza di Krishna completamente e di diventare devoti. Egli li rassicura. Qualsiasi persona può diventare un devoto e un amico di Krishna come Arjuna. Sarete sorpresi di sapere che i compagni più importanti di Sri Chaitanya erano persone cosiddette cadute nella società. Egli innalzò Haridas Thakur alla posizione più elevata della sua missione spirituale, benché egli fosse nato in una famiglia musulmana. Perciò non vi è ostacolo per nessuno. Ognuno può diventare maestro spirituale a patto che conosca la scienza di Krishna. Questa è la scienza di Krishna, questa Bhagavad Gita, e chi la conosce perfettamente diventa maestro spirituale. Questa vibrazione trascendentale Hare Krishna vi aiuterà a ripulire lo specchio della mente dalla polvere che lo ricopre. Noi tutti abbiamo accumulato polvere materiale. Proprio sulla seconda avenue, una gran quantità di polvere si forma sempre sopra ogni cosa,
a causa del costante traffico di automezzi. Similmente, a causa della manipolazione delle attività materiali, la polvere materiale si è accumulata sulla mente e non siamo più in grado di vedere le cose nella giusta prospettiva. Perciò, questo metodo, la vibrazione del suono trascendentale Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, farà volar via la polvere. Appena la polvere se n'è andata, allora, proprio come voi guardate il vostro bel volto allo specchio, potrete vedere la vostra vera posizione costituzionale di anima spirituale. In lingua sanscrita si dice Bhava Mahadvagni. Lo dice Sri Chaitanya. Avete visto il quadro di Sri Chaitanya nella vetrina. Egli danza e canta Hare Krishna. Non importa ciò che una persona stesse facendo prima, quali attività colpevoli stesse facendo. Una persona può non essere perfetta all'inizio, ma se impegnata nel servizio, si purificherà. Jai, terminiamo qui la Shrila Prabhupada Lilamrita per oggi, continueremo la prossima volta. Hare Krishna. Thank you.
Jainishing del Bhagavan Ki Pralad Maharaj Ki Gora Premanande. Offriamo i nostri rispettosi omaggi a tutti i Vaishnava e i devoti del Signore. Come alberi desideri possono soddisfare le aspirazioni spirituali di ognuno, come oceani di misericordia sono pieni di compassione per tutte le anime condizionate. Vancia calpa per ghiacciato, basi, beva, ciapa, tutta nampa, ne piova, vaishnava, 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 vaishnava